Benvenuti a questa diretta durante la quale, come vedete, ho come ospite Massimo Rea. Ciao Massimo. Buonasera Marco, grazie come sempre per l'invito. Massimo è già venuto a trovarci un sacco di volte e visto che è un analista, ovviamente con lui analizziamo i mercati perché io non lo so fare e quindi chiamo qualcuno ad aiutarmi ad analizzare i mercati. Tra l'altro, oggi, prima di partire con le analisi, perché tanto la giornata, la diretta è dedicata a quella, io però ho già ricevuto nei giorni scorsi una domanda via email per te. Te la giro immediatamente, così almeno vediamo di dare una risposta. Si riferisce al tuo servizio Rea Alert. Ci chiede come funziona e se per caso c'è una guida per gli abbonati che spiega come interpretare i Realert. Sì, ReAlert è un sistema che ho creato, l'avevo creato inizialmente per gli studenti, ho concesso poi l'accesso anche alla community, ma necessita, lo dico da subito perché non è una sala segnale, perché io non alimenterei mai l'ignoranza, proprio per quello è nato il mio canale. Dove faccio vedere le mie analisi? Quindi una persona che già sa analizzare, guardando il mio grafico, sarà in grado di eventualmente vedere le occasioni che ho nel mio radar. Quindi lo dico subito, c'è da passare un questionario. Se io vedo che non siete analisti, non vi serve a niente, quindi non vi faccio spendere soldi per niente. Quindi è un servizio solo per coloro che sono già skillati. Quindi sconsiglio a chiunque non abbia competenze, comunque di analisi tecnica, di provare a farlo perché non riuscirebbe a entrare, quindi sono molto onesto su questo io. E quindi per chi è interessato sì, però bisogna avere una conoscenza di analisi tecnica. Sì, tra l'altro la domanda secondo me era di qualcuno che credeva che fosse una sorta di sala segnali, invece tu hai appena detto che non è una sala segnali, sono analisi. Quindi ovviamente chi invece sa già fare analisi probabilmente non c'è bisogno di spiegargli che cos'è, sono analisi. Esatto, perché io evidenzio i livelli chiave, faccio vedere cosa io ho visto e chi è un analista e vede quegli stessi livelli che io mostro sa come comportarsi. Quindi non è per chi non è skillato, lo dico subito così faccio desistere chi magari pensa che può entrare e fare soldi, non è così. Ecco, hai fatto bene a dirlo. Allora, passiamo invece subito alle analisi. Allora, io partirei ovviamente da Bitcoin perché sono curiosissimo di vedere che cosa sta accadendo, perché qua negli ultimi tempi ne sono successe di tutti i colori, quindi Sì. vediamo un pochettino. Certo, se mi condividi lo schermo così Eccolo qua. esatto. Allora, partiamo ovviamente dal nostro re Bitcoin che intanto da dire che ci sta dando grandi soddisfazioni, no? Abbiamo in questi giorni provato a di nuovo ad andare all'attacco dei massimi, ha raggiunto i 73,7 circa all'incirca. Quindi è messo bene su tanti fronti, soprattutto sappiamo da quando sono arrivate le ETF, hanno cambiato decisamente la narrativa. È cambiato anche il ciclo di Bitcoin. Se andiamo a vedere che te l'avevo fatto vedere anche l'ultima volta sul tuo canale, questo studio sull'RSI, che è uno strumento che è un oscillatore, che ci dice ipercomprato, ipervenduto. In questo caso non lo uso come ipercomprato, ipervenduto, ma ho trovato un pattern. Come vedi c'è un bel canale, okay, dove i massimi si interrompono sempre qui e speriamo che non sia anche questo il caso. I minimi invece dei drawdown, quando c'è le correzioni di Bitcoin, si interrompono qui. Cosa è cambiato questa volta dalle altre volte? Quando ci siamo visti l'ultima volta io e te sul tuo canale, credo fosse, non ricordo se era da me o da te, Bitcoin quando arriva a questa mediana fa una correzione, poi va verso i massimi, arriva alla mediana, fa una correzione, poi va verso i massimi, qui più profonda perché ci fu il crollo Covid e poi andò verso i massimi, qui non ci siamo fermati. Qui è indubbio che qualcosa è cambiato, uno dei fattori, possiamo facilmente immaginarlo, sono loro. Sono i nostri cari ETF, questo l'hai condiviso te oggi su Twitter, quindi lo ripropongo qui stasera. E è chiaro che questa ha cambiato la narrativa, in quale modo? Uno, accesso a un mercato che è quello americano che vanta 53 mila miliardi di liquidità, quindi una liquidità immensa che anche se entrassi una frazione
Bitcoin ne gioverebbe. Il secondo fattore che giova ovviamente a Bitcoin qual è? È che non è più un asset che, diciamo, può essere più attaccato come un asset che portava la droga con la Silk Road, la famosa Silk Road che viene usata dai drogati. Quindi la narrativa è cambiata. È chiaro che chi adesso, come ci dicevamo anche noi prima della live, chi adesso è con gli occhi, con i paraocchi, è lì che si sta perdendo il meglio. Oltre al fatto che Larry Fink, quindi BlackRock, ha le mani in pasta anche con Ethereum, cercando di creare delle sue pool, real world asset, eccetera, eccetera. Ci sono tante narrative che stanno girando intorno e che portano ovviamente un beneficio. In tutto ciò, la cosa più bella è che siamo sui massimi, ma l'interesse su Bitcoin è in discesa. Questa è sempre una cosa buona, perché significa che i retail, i ritardatari, non sono ancora qui, o comunque non ce ne sono ancora tanti che stanno mettendo le mani in pasta. Quindi questa è una narrativa buona. Allora, studiamo un attimo il prezzo, così vi faccio vedere io che cosa vedo, così do una mano a tutta la community anche di Marco, per capire che cosa succede. Intanto, visto che siamo sui massimi, andiamo a vedere gli altri massimi, quando sono stati toccati, cosa è successo al prezzo. Partiamo dal primo, anche se il primo gli do molta poca valenza, perché qui c'erano solo i cyberpunk, quindi ha poca valenza, diciamo, la prima price action. Però quando intercettò, io non osservo esattamente il massimo assoluto, poi spiego perché dopo, ma osservo la chiusura settimanale. E quando la chiusura settimanale, dove ci ho messo un rettangolino, qui è stata rotta senza alcuna esitazione. Il massimo del 2013, qui abbiamo avuto una reazione. Cosa intendo con reazione? Che ci siamo scottati al primo attacco, siamo andati un po' giù e non a caso siamo andati a toccare questi massimi precedenti. Questo, per chi fa analisi tecnica, sa bene che dopo una rottura c'è spesso un retest di un massimo precedente. E poi ci abbiamo provato ad attaccare e poi siamo andati su. Nel 2020, quindi quando abbiamo attaccato di nuovo i massimi del 2018, abbiamo tentennato tre, quattro settimane e poi abbiamo preso il via. In questo momento abbiamo un atteggiamento molto bello, perché abbiamo chiuso un settimanale più alto dei precedenti, e questo già è una conquista. E queste due candele qua che ci si sono poggiate sopra e hanno fatto degli spike sotto, per chi si ricorda quando sono venuto altre volte qui da te, gli spike sotto, quindi le ombre delle candele quando sono così lunghe, significa che sotto c'è qualcuno che sta dando calci per non far chiudere le candele qua sotto. Quindi è un segno positivo. Quindi questo è un primo fattore che io osservo. Il secondo fattore che osservo sono ovviamente i volumi, perché mi ha già seguito altre volte qui con Marco, mi segue sul mio canale, i volumi ci dicono tanto. Giusto per farvi un recap, quando Bitcoin fece il bottom qui, non lo fece in un punto a caso, ve lo faccio vedere che mettendo il volume profile che abbiamo fatto vedere tante volte qui da te, il più forte volume, quindi adesso si vedrà, è la punta più lunga, è dove si sviluppa questa linea rossa, che si chiama POC, punto di controllo, è proprio lì dove ci fu il bottom di Bitcoin. Okay? Questo io la identificai nel 2023, 11 gennaio, proprio per far capire che io già avevo capito che quello poteva essere il bottom, solo grazie ai volumi, perché prima di FTX, questa fu la candela FTX, i volumi più forti erano un po' più in alto. Dopo FTX, quando sono arrivate un po' più di candele, ho capito che qui hanno accumulato tanto, perché non era più quello più forte, ma si è spostato un gradino più in basso. E da lì è stato il bottom di Bitcoin, quindi da là è partito. Da qui, molte altre volte ha toccato altri POC, come per esempio ho fatto vedere una volta sul canale di Vito Lopes, il giornalista del Sole 24 Ore, che mi ha invitato anche lui qualche volta, quando Bitcoin fece l'ultima accelerazione andò a toccare i volumi dell'area di top. Appena li ha toccati, sapete bene che cosa è successo, ve lo faccio vedere, analizzo solo i volumi dell'area di top qui del 2022, diciamo. E questo fu il volume più forte della red top. Quando c'è andata l'attacco un po' a tentennato, vedete, le candele hanno rallentato. Poi ha rotto e al momento in cui è andata a ritestarlo da sopra, siamo partiti. Okay?
E provate a indovinare qui la candela che cosa ha toccato, ve lo faccio vedere subito. Se io analizzo i volumi dell'area di top, eccola qui, solo quest'area di top, mi vado a mettere, aspettate che ve lo faccio vedere che l'avevo già analizzato, eccolo qui, solo i volumi dell'area di top, guardate dove si è fermata la candela rossa. Okay, quindi è andata a baciare quel volume, e da qua, ovviamente io non ho la minima idea se farà come qui, che appena ha toccato questo è partito un missile. Io non so mai che quando quello che succede dopo. So che quello è un livello chiave che è stato uno dei miei ultimi ingressi su Bitcoin per il lungo termine, non per il breve termine. Quindi se farà quello che ha fatto qui, come sta facendo in questo momento, come ha fatto in questo momento qui, allora probabilmente ne vedremo delle belle. Poi ovviamente c'è da osservare attentamente anche le total market cap. Faccio vedere la total market cap di tutte le cripto, che anche qui, come vedete, anche qui si erano sviluppati i massimi volumi sotto. Faccio anche notare un'altra cosa. Il prezzo, quando si incanala in un triangolino, okay, dà sempre un'esplosione. Lo ha fatto con la total, lo ha fatto con la Total 3, quindi per chi sta aspettando l'altcoin, mi spiace per chi ritiene che l'altcoin season ancora debba partire, è perché non ha fatto analisi volumetrica e non sa che qui è già partito il missile, o il primo, o perlomeno abbiamo già fatto una gamba, un ritracciamento, un'altra gamba, qua c'è stato anche un piccolo ritracciamento, quindi l'altcoin season sembra che non sia partita, ma è partita già da un po'. Cioè ci sono tante altcoin che sono già andate per la tangenziale, sono proprio andate su. Quindi in questo momento il Bitcoin quindi è messo bene. Poi dopo, se vuoi, andiamo ad approfondire, magari quando accontentiamo qualche domanda della community, cosa potrebbe succedere ovviamente successivamente con qualche altcoin, che sono sicuro che la community ci chiederà. E quindi in questo momento Bitcoin è messo bene. Dopo questo tocco qui, adesso voglio una conferma, cioè domenica sera voglio che questa candela provi a chiudere sopra le chiusure precedenti. Se quella candela mi chiude sopra le precedenti, allora significa che qua abbiamo fatto abbastanza benzina, rifornimento per eventuali altre accelerazioni. Quindi questo è per il momento il quadro che ho in testa. E guarda, a proposito di altcoin, c'è subito una domanda: cosa ne pensi di Solana, che tra l'altro è una di quelle che è già partita a ottobre? Sì, ecco, è partita già da un po', sì. Allora la faccio vedere, infatti adesso mi cade proprio a ciccio, perché chi ha chiesto del realert, vi faccio vedere nel realert che cosa ho visto a suo tempo. Vado a cercare Solana, vi faccio vedere Sol, che è sul mio Discord, Sol USDT. SolUSDT, quando vi dico anche la data, così vi faccio vedere le analisi che avevo visto, eccola qua, 10 giugno, le analisi le leggete qua sopra, l'analisi è di marzo 9. Che cosa avevo visto qua? Vi spiego che cosa stava succedendo. Solana stava ritracciando, qui era intorno ancora a $18, io avevo evidenziato tre livelli chiave, che erano i miei tre ingressi. Io sono uno di quelli che parzializza gli ingressi, cerca più ingressi possibile. E poi ovviamente ti faccio vedere Solana che cosa è successo. Sol USD, andiamo a vedere su Coinbase per esempio, anzi qua c'è poco storico, prendiamo uno con un po' più storico, Binance, dai. Allora, ho preso Solana, sì, perfetto. Allora, Solana qui, come vedete, era la fase in cui ho fatto vedere nel Discord, è questa qua, quando c'era stato un rimbalzo e poi stava scendendo. Quindi il rimbalzo era questo e stava riscendendo. Faccio vedere che cosa ho visto io e come ho poi identificato, ovviamente, questo bottom attuale e dove io poi sono entrato. Io sono entrato quando... Questo bottom non l'ho identificato, ve lo dico subito, questo non sono stato in grado di trovarlo. Quando mi ha fatto il regalo invece di andare al POC, allora quello fu il mio ingresso. Quindi Solana è messa bene, o meglio, era messa bene quando qua sotto c'era la compressione, come ho fatto vedere prima, no? Le compressioni sono le cose
migliori, quando vedete il prezzo che si comprime a livello triangolare, significa che è come un tubo dell'acqua che voi schiacciate e poi l'acqua esce a pressione. Quindi quando vedete che il prezzo è vicino a un po', che si comprime come un, in questo caso è un triangolo, come un tubo dell'acqua che voi premete, in quel punto là appena rompe parte il missile, come vedete è partita il missile. Quello fu il mio ingresso su Solana. In questo momento Solana praticamente gli manca solo di arrivare agli all time high. Ovviamente per chi deve entrare adesso vi esponete a un rischio enorme, anche perché non sappiamo se poi supererà i massimi, probabilmente se Bitcoin lo faranno anche loro, però ci si espone indubbiamente a un rischio maggiore rispetto a me che qua sotto aspettavo quieto quieto, calmo calmo, mentre che si comprimesse il prezzo intorno a dei volumi, e quindi adesso sto giovando. Quindi il mio consiglio è sempre uno: le occasioni sono all'inferno, in paradiso no, in paradiso ovviamente è più difficile che voi trovate un'occasione. Spero, e invece, esaustivo per l'amico Max. E invece io volevo farti una domanda che ovviamente è perfettamente in linea, c'entra, su Ethereum. Allora, sì. Ethereum però non è ancora riuscito a fare i massimi storici, cioè sembra che stia seguendo Bitcoin, ma non so se con un po' di ritardo oppure con un gap che non so se riuscirà a colmare. Sì, allora Ethereum è rimasta indubbiamente in ritardo, lo notiamo soprattutto se andiamo a fare l'analisi sullo spread, no? Quindi Ethereum versus Bitcoin. Il problema di Ethereum è che, come vedi, e ti faccio vedere i volumi così ti faccio capire qual è il problema attualmente di Ethereum, che i volumi ce li abbiamo i più forti sopra, non sotto, ok? Qua sotto si stanno sviluppando un po' di volumi, ma i più forti sono sopra. Quindi il problema di Ethereum in questo momento è che tutta la liquidità è concentrata su Bitcoin, a ragion veduta. Cioè, gli ETF giustamente hanno portato un grande faro, l'occhio di bue su Bitcoin, quindi ci sta. Questo non vuol dire che Ethereum non ce la sta facendo. Sta andando un po' a rilento, però ce la sta facendo. Per esempio questa pesca qui, come ben sapete, io ve lo faccio vedere sempre con i volumi, quella pesca lì, aspetta che metto bene l'indicatore che ho sbagliato, quella pesca lì non si è fermata a un punto a caso Ethereum quando è venuta a ritracciare in questo momento. Okay? Quindi come Bitcoin è andata a ritestare i volumi più forti mentre riscendeva, come vi ho fatto vedere prima, no? Bitcoin è andata a toccare il volume di drop, è appena toccato con la candela rossa, il volume è ripartito, Ethereum ha fatto la stessa cosa. Meno forte, ma deve ancora raggiungere i massimi, però quieto quieto, lento lento, prova a raggiungerlo. E qua ti posso rispondere invece anche con un altro grafico. Hai presente la dominance che noi guardiamo spesso, che quando generalmente Bitcoin raggiunge i massimi crolla? E è successo sempre nel passato, quando Bitcoin qui ruppe i massimi, la dominance, che è questa linea arancione, andò a dampare. Anche qui, quando Bitcoin ruppe i massimi, sempre la dominance, linea arancione, andò a dampare. Se fa la stessa cosa anche questa volta, che sta rompendo i massimi, allora potenzialmente la famosa alt season, anche se adesso è quella che, se parte ovviamente, il condizionale è d'obbligo, perché due dati non sono statistica, cioè due dati non ci dicono accadrà anche la terza. Sarebbe bello, certo, però due dati non sono statistica. Metto le mani avanti perché tutti quanti vediamo quello che succede nel passato, ma non è sufficiente due dati. Però poniamo il caso che tutti quanti, come una profezia che si autoavvera, tutti quanti vedono quello che è successo, probabilmente potrebbe accadere la stessa cosa. Quindi le prossime settimane, a mio avviso, vedremo se effettivamente accadrà il crollo della dominance e quindi Ethereum potrebbe recuperare terreno. Certo, sono d'accordo, ma c'è una domanda un po' particolare, io te la faccio lo stesso perché comunque sì, ce l'hanno fatta. Siccome ci sono tanti trader, come riconoscere uno fuffa da uno serio? Questa è una domanda da $1 milioni, bravo Marco. Allora, la cosa più semplice è uno, per esempio quello che faccio io, faccio vedere dove sono entrato. Io ho la fortuna che nel Realert è tutto tracciato,
e quindi vedete se uno dice cavolate o meno. Oppure vi faccio vedere un'altra cosa, aspetta che prendo le piattaforme, però nascondo i miei soldini. E certo, i dati privati. I dati privati non li faccio vedere, però ecco, vi trascino per esempio di qua Binance, ecco, questo è il mio conto su Binance, vedete la equity per esempio. Qui provo a chiedere alla community che come mai mi è crollato il conto qui. CZ quando mi fece fare sotto avevo paura. Ah, okay. Quando fu denunciato sono scappato con l'80% del conto. Hai fatto bene. Sono scappato. Io purtroppo da trader devo tenere i soldi sugli exchange, certo, per poter fare il mio lavoro, anche se su Binance faccio spot, non si può fare in leva con le futures, però faccio vedere anche su, aspetta che prendo la piattaforma di BitGet, ecco, se vi fanno vedere le loro equity, come faccio vedere io non, e faccio vedere anche Bybit per onestà, aspettate, Eccola qua, ecco, questa è la mia equity su Bybit. Se vi fanno vedere le equity sono persone, e ovviamente sulla piattaforma, non screenshot. Certo. Se vi fanno vedere le equity già sono persone che sono oneste, ecco. Quindi a mio avviso questo è il modo. Purtroppo lo so, io non vi invidio chi entra oggi sul mercato, perché siete bombardati da tante informazioni, è difficile capire chi veramente vi propone qualcosa di serio o meno, quindi non vi invidio, vi capisco che siete in dubbio, però chiedete sempre la equity, non sbagliate mai. Certo, ma invece, senti, visto che hai citato Binance, ma secondo te questo nuovo corso del nuovo CEO Tang, perché sì, io ho la sensazione che la stia mettendo a posto, tu cosa ne pensi di Binance adesso? Come azienda, dici? Sì, come azienda. Allora sì, a mio avviso sì, anzi, la cosa buona che fa il nuovo CEO è che non è social, o perlomeno non è di rilievo. E a mio avviso qui chi meno si mette in mostra più è onesto, a mio avviso. È una mia opinione, non è la verità. Però Bitcoin perché è il re indiscusso? Perché non c'è nessuno dietro, o perlomeno si sono tolti di mezzo per lasciare che il loro figlio viaggi da solo e prenda la sua strada. Le altre sono tutte aziende, io sono sincero, per me le altre sono aziende, ci speculo su, ma le damperò tutte quando vedrò i segni di inversione. Quindi anche la Ethereum Foundation è un'azienda, cioè si chiama fondazione eccetera, ma funziona come un'azienda. Sono aziende diverse da tante altre, ma Se lo Stato americano, come è già successo, voleva bannare, bloccare dei trafficanti, o l'abbiamo già visto nel passato, Ethereum li può bloccare, come anche Tether, Bitcoin nessuno può bloccare niente. Quindi ricordiamoci che qualunque altra chain, se voi avete degli asset e poniamo il caso lo Stato italiano, intanto deve diventare capace di capire come chiedere a un'entità, a una società come bloccarci, non lo sanno fare, va bene, però se dovessero diventare bravi un giorno potrebbero chiedere a Ethereum di bloccarci i nostri fondi, di bloccare a Tether di bloccarci i nostri fondi se noi abbiamo, che ne so, degli illesi, dei debiti con lo Stato, eccetera. Con Bitcoin non potrà mai succedere questo, ecco la forza di Bitcoin, no? Quindi. Allora invece passiamo a un'altra domanda. Atom non parte più, meno male che compensa con lo staking. Cosa ne pensi di Atom? Atom te lo faccio vedere bene, non è vero che non parte, perché ultimamente ho fatto un ingressetto. Ovviamente io vi faccio vedere sempre con i volumi per farvi capire che cosa ho visto. Ovviamente ragazzi io non vi sto dando consigli finanziari qui, vi faccio vedere quello che io ho visto e poi voi traete le vostre conclusioni. Allora, mostrando solo i volumi, ok, che cosa vedete qui? Vediamo che Atom, qui c'erano dei massimi che sono stati rotti, ha fatto come a Bitcoin, che è andato a toccarli da sopra, e che cosa è successo a Bitcoin quando li ha ritoccati da sopra, come qui? Ecco, a voi la risposta, quindi non posso aggiungere altro. Tu, per quanto riguarda Atom, pensi che fondamentalmente sia
una cripto speculativa, cioè tu la usi per fare trading. Allora, io sono sincero, Cosmos è l'ecosistema che preferisco di più, essendo io un programmatore, mi piace tanto, io la uso tanto, uso la IBC, quindi l'interchain che permette di passare da, è fantastica, passare da una chain all'altra dentro l'ecosistema Cosmos, la uso tanto ed è la mia preferita. Allora, io faccio una distinzione netta. A livello fondamentale, Atom per me è una delle layer zero migliori, o meglio, ce ne sono due, cioè Atom e Dot. È indubbiamente un ecosistema strutturato veramente da persone con i contro, e si vede che ci stanno lavorando su. La coin non ha una grande utilità. La coin di cioè la coin proprio Atom non ha una grande utilità, però a livello speculativo io, anche la mia parte trader va a guardare quel fattore là e ovviamente ci spiego su. Però come ecosistema per me è il migliore dopo Ethereum, che ha, sappiamo che è la macchina virtuale per eccellenza per me. Quindi tu in questo caso distingui tra l'ecosistema e la cripto, cioè l'ecosistema che è quello che in teoria dovrebbe essere la parte solida e molto interessante, sulla cripto dice però magari non è che abbia poi tanto a che fare con l'ecosistema. Cioè, sì. Senso, no, più che altro le altcoin per me si muovono su, a parte Bitcoin, Ethereum e pochissime altre, si muovono su narrative e sulle comuni. Sì. Altrimenti sulle top 10-30 non ci dovrebbe stare Shiba né Doge, certo, né tante altre merde coin, chiamiamolo così, però ci sono. Questo che vuol dire? Che questo ecosistema, che ci piaccia o no, si basa sull'ignoranza, quindi le persone seguono la massa, seguono come le mandrie, e quindi io speculo su questo fattore. Certo. Quindi che poi Atom sia, Cosmos sia un ecosistema veramente fatto a dovere, non ci piove proprio. Però sulle coin io mi comporto totalmente in modo diverso. I fondamentali non contano niente. Si tratta, per chi non lo sapesse, Atom è la criptovaluta di Cosmos. Cosmos è l'ecosistema. Tra l'altro anch'io ritengo che Cosmos sia un ecosistema molto interessante. Atom è la loro criptovaluta, che, come giustamente dicevi tu, però va presa con le pinze. Invece, una domanda su quello che sta capitando a KuCoin. Allora, per chi non lo sapesse, oggi è uscita fuori la notizia che c'è il Dipartimento di Giustizia americana che sta indagando su KuCoin, o addirittura l'ha denunciata per riciclaggio, e potrebbero avere problemi. Io KuCoin, sinceramente, lo conosco pochissimo come exchange. Tu lo conosci, sai darci qualche denuncia? Mi sono letto anch'io la notizia e sinceramente adesso, a parte che è fresca e quindi ancora non si sa ben definita la situazione qual è, è indubbio che quando queste entità, come l'abbiamo già visto con Binance, l'abbiamo visto già con tanti altri exchange, sono nell'occhio del ciclone, quindi qualunque movimento errato o comunque sospetto vengono prese di mira. La verità non la sa nessuno, purtroppo. La cosa più saggia da fare è quello che ho fatto con Binance, che ho fatto vedere prima: uscire con tutto, scappate e portate a sicuro tutto ciò che avete sull'exchange. Anche per perché ce ne sono anche altri, quindi uno dice non uso KuCoin e uso un altro. Tu ne hai appena fatti vedere tre. Cioè. Sì, questi sono solo tre, ne ho sei, sette, quindi... poi diversificate, cioè nel senso, se siete trader non lasciate mai tutta la liquidità su un exchange. Se io avessi lasciato tutto su FTX era la fine, no? Quindi trader devono per forza lasciare la liquidità sugli exchange, quindi l'unica soluzione è averne tanti e spalmarla, così se te ne chiude uno, vabbè, hai perso un po', però hai perso poco, perché se tu hai tutto su FTX, FTX chiude tutto. Su di freddo, su di... magari c'hai anche, non solo c'hai i guadagni e i capitali investiti, quindi ti spaventi tanto quando è così. Io infatti la prima cosa che ho fatto anche oggi su KuCoin è ho portato tutto via, quindi così. Ma
invece questa domanda sarebbe rivolta a me, ma rispondiamo tutti e due. Certo, pensi, certo. Però prima rispondi tu, va, che se queste cose. Pensi che sia possibile che Bitcoin faccia un massimo nel 2024, ma non nel 2025? Allora, io, come rispondo spesso sul mio canale, io non sono un trader, non cerco di fare previsioni. Lo so che magari molte persone sono abituate a vedere il web pieno di Bitcoin a 1 milione, Bitcoin a 10K, Bitcoin, ok, sono solo numeri, purtroppo è la verità assoluta, non ce l'ha nessuno. Detto ciò, come mi posso comportare? Mi posso comportare, per esempio, ho fatto vedere prima l'indicatore dell'RSI, che fino adesso ogni volta che abbiamo toccato la parte alta era un top. Sarà anche questa volta il top? Non lo so, ma per prevenire, io che devo essere un analista, indipendentemente se siete trader o investitori, ma comunque voi dovete proteggere il capitale, la prima cosa è proteggere il capitale. Io qua su ovviamente inizio a scaricare le mie posizioni, poi andrà verso l'infinito e terminerà 2024-25, a saperla questa cosa noi faremo un sacco di soldi. Ci possiamo basare solo su quello che sappiamo. Fino adesso vi dico che Bitcoin non ha mai, e dico mai, raggiunto la trend, se io metto una trend che unisce i massimi assoluti, no? Mm-hmm. In questo modo, di tutti i massimi precedenti. Non ha mai raggiunto, se ci fate caso, qui questa trend va verso l'infinito e non ci è arrivato al massimo successivo. Qui va quassù e non ci è arrivato al massimo successivo. Se adesso unisco gli ultimi due massimi, questa qua, a mio avviso, è più probabile, perché non è un massimo di un ciclo, ma sono due massimi dello stesso ciclo. Questa qua, a mio avviso, è raggiungibile. Quella invece dei massimi 2017, questa è molto più remota a raggiungerla. Quindi, se arriviamo qua, io un po' di soldini a casa non guasta portarsi, ragazzi. Se voi portate i soldi a casa è profitto. Poi, se dovesse ritracciare e ci dimostra che può avere ancora margine di salire, uno si fa qualche altro ingresso. Altrimenti ci rigodiamo un altro bear market e si ricomincia il giro. Tanto prima o poi arriva un bear market, sì. Solo questione di tempo. L'importante è che uno sia uscito prima. Esatto. Parzializzare un po' i profitti non è mai sbagliato. Certo. Poi dipende da come voi vedete Bitcoin. Io ho dei Bitcoin che ho comprato al crollo Covid e non ho mai più venduti. Vi faccio vedere, anche se lo sapete già perché ve l'ho fatto vedere tante volte, a questo po' qua io non li ho mai chiusi, ne avevo presi una quindicina e qualcosa in più, e quelli sono lì per la vecchiaia. Poi il resto entro fuori, entro esco, però quelli che ho preso a prezzi così sono abbastanza tranquillo che non mi ci ritorni, ok? Quindi quelli là non li tocco, però quelli che magari sono entrato qui inizio a parzializzare un po' e poi si vedrà. Adesso il futuro, come vi ho già detto, non lo sa nessuno e non cercate neanche di farlo. No. Cercate di essere oggettivi, cioè quando vedete che, cioè, per esempio, Google Trends spara a 1000, primo segnale, quando vedete che questo indicatore qua arriva quassù, e quando vedete più confluenze, quando vedete più segnali, tra l'altro io quando ci fu il top, fammi vedere se l'ho preparato, che l'avevo preparato, il top del 2021, io qua identificai il secondo top quando poi iniziò il crollo. Quindi qui vidi una distribuzione di Wyckoff. Se vedo in futuro di nuovo una distribuzione come si era presentata qui, ovviamente io vado a portare più soldi a casa. Quindi lo sapremo nel mentre, prima non lo può sapere nessuno. Quindi, anche se qui ero stato in grado di identificare il top, ma prima che ci arrivasse lassù io non l'avrei mai potuto immaginare che quello poteva essere il top. Quindi si lavora, si viaggia volta per volta, si guarda ogni cosa volta per volta. Quindi non fate dei film. Io a questa risposta aggiungerei due informazioni. La prima è che solitamente le grandi bull run di Bitcoin durano circa 12 mesi, quelle passate sono durate 12 mesi. Per carità, siamo in una situazione completamente diversa, perché i massimi prima dell'halving, gli ETF, quindi magari stavolta dura 2 anni al posto che 1 anno, per carità, però
in genere dura un anno, e solitamente i massimi annuali durante le bull run Bitcoin ne fa a fine anno, quindi novembre, sì, dicembre, quindi di nuovo, e se noi andiamo a analizzare il passato, l'ipotesi più probabile forse è quella di un massimo del 2024, 2025 si vedrà. Però bisogna essere... O magari hanno ragione quelli che ormai arriva a un milione perché ci sono gli ETF. Però poi magari ci sentono, no? Poi magari gli ETF vanno avanti a raccogliere capitali per due anni e cambia tutto, ecco, già è certo, cambiato tutto. Quindi... E, tra l'altro, c'è un'altra domanda sempre più o meno simile su Ethereum, che dice Ethereum dove può arrivare, ma è ragionamento lo stesso. Sì, è esattamente lo stesso, come abbiamo fatto vedere prima, potrebbe avere margine se effettivamente ci sarà la cosiddetta all season, dov'è il grafico che ho fatto vedere prima, questo. Quindi nel caso in cui si presenta di nuovo lo scenario che si è presentato nel passato, che quando Bitcoin rompe i massimi, la dominance crolla, quindi dà più liquidità all'altcoin, allora là potrebbe avere un boost, ma come vi ho già detto prima, due dati non fanno statistica. Dobbiamo osservare se effettivamente accadrà. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire una cosa, che nella descrizione del video ho messo il link al canale di Massimo, andate a vederlo. Mi sono dimenticato di dirlo prima, lo dico a metà, ma poi lo dirò anche alla fine. Ma invece questa è una domanda, ti giuro che io non la conosco. Possiamo vedere ALI USDT? Cos'è ALI? ALI è una, devi sapere che quando vengono, Poseidon è un ragazzo che viene sempre sul mio canale. ALI è una coin del settore AI. Ah! Quindi a me mi chiedono qualunque tipo di coin, perché noi, come ben sai, ci speculiamo, quindi le certo. E ALI, per esempio, lui vuole vedere se effettivamente c'è l'ingresso. Adesso sta succedendo una cosa buona, perché sta ritracciando, e quando, dopo essere uscito da una fase di bottom, si torna a testare qualche massimo precedente, come questi o questi, spesso sono delle occasioni. Quindi sì, ha ragione Poseidon, potrebbe essere un'occasione, dovete aspettare le conferme quali sono, come quelle che ho fatto vedere prima di Bitcoin, che arriva una pesca, cioè un bello spike che dimostra che i compratori stanno difendendo il livello. Quindi sì, hai fatto bene. Lui me l'aveva promesso, perché mi scrive in chat anche lui, mi aveva promesso che stasera mi chiedeva qualche coin che poteva essere buona. Bravo Reposito. E invece cosa ne pensi di ICP, che sta andando benissimo in questi giorni? Sì, Internet Computer anche è messa molto bene. Qua anche se parliamo di fondamentali, per me non vale niente. La sua narrativa è quella di cercare di portare un internet decentralizzato. A mio avviso è quasi un'utopia, visto che i server centrali ce l'hanno Google, ce l'hanno Microsoft, ce l'hanno tutte le multinazionali che si comprerebbero ICP anche se ci riuscisse. Quindi a mio avviso è qualcosa di impensabile. A livello di prezzo è facile intuire che anche qui, come ho detto prima, si era compressa, no? Quando si comprime diventa come il tubo dell'acqua che ho fatto vedere prima. C'era ovviamente i volumi sotto, come è successo a tutte le altcoin, erano tutte pronte a esplodere con i volumi dentro nel bottom, compressione ed esplosione, esplosa. Quindi ovviamente i livelli buoni erano qua sotto. Quindi adesso c'è un nuovo impulso diciamo che se effettivamente arriva un all season, di margine ne ha di salire, perché qua è crollato di un bel po'. Se dovesse salire da qui, solo arrivare a questa altezza qua, sono 1200%. Ovviamente io non ne ho la minima idea se ci arriverà, e non lo sa nessuno. Quello che so è che il livello migliore è perso, era qua sotto. A mio avviso, io sono un analista che non entra sulla forza, ma sulla debolezza. Vi spiego che vuol dire. Qua c'è forza, poi rallenta, c'è forza, quando rallenta io vado a cercare possibili ingressi. Nella forza non entro, perché poi sei a rischio che sei dentro quando arriva la debolezza. Quindi certo. Io sono uno di quelli, non è sbagliato nessuno dei due, perché c'è chi entra nella forza e chi nella debolezza. Io, essendo un conservativo, entro nella debolezza. E qui si parla solo di prezzo, perché di fondamentali non c'è niente. Niente di buono. E invece per quanto riguarda CRV, Curve? Curve, sì.
curve, andiamo ad analizzare anche curve. Vado più veloce così cerchiamo di accontentare, visto che scrivono tanto. Allora, prendo velocemente curve. Curve è andata bene quando nacque Convex, non so se ti ricordi, che fecero praticamente le war, le curve war, no? Chi mi ha chiesto? CRV, scusa. CRV, eccolo qui. Le war che c'erano state, quindi andava bene. Qui invece diciamo che la compressione è in essere, ok? Quindi si potrebbe essere ancora in tempo, e faccio vedere che i volumi sono ovviamente là sotto. Io che aspetto sempre che esca dalla compressione, curve, quando uscirà, tra l'altro a tutti gli effetti diciamo che poteva esserci anche un ingresso qua. Però se uno vuole essere conservativo, quando esce da qua, come vi ho fatto vedere prima, quando escono dalle compressioni partono i missili, vi faccio vedere le total, no? Questa era la total 3, quando esce dalla compressione partono i missili, come anche con la total normale, quella con Ethereum e Bitcoin dentro, poi parte il missile, curve è in compressione, quindi se esce da qui potrebbe essere un'occasione, speculativamente parlando. E aspetta, ce n'è un'altra molto curiosa, IEXEC. Questa non la conosco neanche io, IEXEC, vediamo un po' che hanno trovato. Se ho scritto bene, IEXEC, non la trovo. Aspetta, l'ho trovata, scusami. Ah, ok. Tipo, perché si chiama RLC, quindi... Ah, ok. Vabbè, vediamo questa. Questa, come per esempio, la compressione è già uscito, è già esploso. Ok, quindi si vede chiaro e tondo che la compressione già ha dato il suo frutto. Però, come vi ho detto prima, io entro nella debolezza... Qua c'era forza, debolezza, quindi potenzialmente se adesso trovo un bel volume in quest'area di top, magari vediamo se c'è la possibilità. Questo è troppo basso perché nel caso in cui io entrerei, se non sono consigli finanziari, ovviamente questo è il livello che osserverei se venisse in quest'area di volume. E invece GRT. GRT, The Graph, sì, andiamo a vedere The Graph. The Graph anche è salita molto, quindi ha fatto già la sua esplosione, quindi se siete dentro siete fortunati. Se state cercando invece un ingresso, GRRRR, eccola qui, faccio vedere. Diciamo che lui la sua esplosione l'ha già avuta, ok? Quindi era qua, diciamo che si era compresso, anche se qui la ci ha provato una volta e poi è stato rigettato, comunque questa era la sua compressione, è già esplosa. La cosa buona di GRT è che ha superato, generalmente quando supera i minimi precedenti questi, se dovesse tornare a baciarli, possono essere un livello da osservare. Perché, perché osservare questi? Perché qui hanno funto da supporto, qui poi non hanno fatto il loro lavoro perché queste sono le fasi in cui c'è le fasi di panico e fasi euforiche. Ma quando si respira, quindi quando ci si arriva non con forza, come è successo qui e come è successo qui, quando ci si arriva in respiro, quindi in fase di ritracciamento si dice, allora io lì lo guarderei perché potrebbe essere un livello. Tra l'altro vi do un indizio, questo è un mio alert. Ecco, invece un'altra, questa tanto te la volevo chiedere anche io, ha fatto bene a chiedere, Polkadot, perché in effetti... c'erano molte attese su Polkadot e ci sono diversi, compreso il sottoscritto, che sono un po' delusi da quello che è capitato. Sì, allora, come hai detto giustamente te, con i fondamentali siamo lontani da avere qualcosa di concreto. Abbiamo visto le parascene che sembravano oro colato quando, e le persone sono rimaste incastrate 2 anni dentro con le loro dot per aver acquistato le parascene, quindi decisamente non è stato non hanno brillato. Se parliamo a livello di prezzo, quindi a livello speculativo, la sua prima esplosione l'ha fatta, ma non è che è andata come molte altre to the moon, appena. Però, come ho detto prima, è in debolezza, quindi quando, come vi ho detto già, io dopo un impulso aspetto la debolezza, e qui fu il mio primo ingresso, qua c'è un impulso, c'è debolezza e siamo sopra questi due massimi.
Poi per chi conosce, per esempio, il test spalle, che è un pattern di analisi tecnica classico, scusate, l'ho disegnato veramente male, questo è un classico test spalle e stiamo baciando la cosiddetta neckline. Che cosa indica un test spalle, giusto per spiegarlo in 2 minuti? Che qui c'era un minimo decrescente, minimi decrescenti, poi arriva un minimo che sale. Quindi c'è qualcosa che sta cambiando, cioè è arrivata più forza. Quindi un test spalle che cosa indica? Possibile inversione. Invece off topic, nel senso che non c'entra con le cripto, Novavax. Addirittura Novavax. Novavax. Se vuoi la facciamo, per me non c'è problema, la facciamo. Ma dai, guarda, se vuoi dire qualcosa, io ovviamente Io non so. come azienda non la conosco, posso solo guardare il prezzo se vogliono, quello sì. Però come azienda qui sono ignorante anche io. Allora, qui per esempio è una situazione, vi spiego già intanto con le aziende come Novavax che vale 4 dollari, sono penny stock. Cosa sono le penny stock? Sono aziende che prettamente sono utilizzate per specularci perché sono quasi morenti. Qui abbiamo una compressione anche qui, come potete notare, no? Quindi se dovesse uscire da questa, che si chiamano wedge a tutti gli effetti, se dovesse uscire da questa compressione potrebbe essere un'occasione. Ma qua vi faccio notare una cosa. Mentre tutte le cripto avevano i volumi sotto al sedere, qui scommettiamo che ce l'ha sopra. Questo mi dimostra che qui c'è chi gli farebbe molto male se tornasse qui. Quindi, mentre tutte le cripto che abbiamo visto prima avevano tutti i bei volumi sotto, quindi significa che sotto al sedere avevano caricato tanta liquidità. Qui non l'hanno fatto sotto al sedere, ma sono sopra, quindi queste sono molto pericolose. Meglio, in questo caso io consiglio più la cripto che ha il volume sotto, che tra l'altro sono pericolosissime, rispetto a una come questa. Tra l'altro, qualcuno ci chiede dove posso seguire Massimo. In descrizione del video trovate il link al suo canale YouTube. Seguitelo su YouTube, tanto basta che scrivete Massimo Rea su YouTube, comunque lo trovate. E invece di CRO, che cosa ne pensi? E questo era un altro che volevo chiederti anch'io, CRO, Sì. cioè Sì, CryptoCom. CRO è riuscita a rinsalire. Come vedi, la sua compressione già l'ha rotta ed è partito già il missile. E anche qua, ovviamente, i volumi erano sotto, quindi c'erano tutti i presupposti per partire. Faccio vedere. Okay? Anzi, qua i volumi erano sopra, si è salvata dopo. Qua era il livello che bisognava osservare prettamente CRO, perché per sua fortuna è riuscita a superare questo volume, anche se sinceramente io lo stavo analizzando su Gate.io, che è sbagliato, perché CRO la dovrei analizzare su Crypto.com, ma Giusto. TradingView non fa vedere i grafici di Crypto.com. E qui vi spiego una cosa. I volumi di CRO non sono su Gate.io, quindi quelli che noi stiamo guardando non sono veri. Okay? I veri volumi di CRO sono su CRO, ma noi non avendo il grafico su Crypto.com, i volumi in questo caso io non li avrei usati. Okay? Giusto per essere chiaro. Se avessimo avuto i grafici su Crypto.com, allora avreste visto che i volumi erano sicuramente qua sotto. Comunque, non è messa male, perché? Perché siamo riusciti finalmente a uscire dall'inferno, che è quest'area qua. Ok, quest'area qua. Allora, il suo problema adesso è riuscire a mettersi sopra questi massimi e questi massimi qua. Quindi, se nel prossimo futuro, come vedi, ha fatto un atteggiamento come Bitcoin che è venuto a fare un bel pescone sotto, ok? Che qua se andiamo ad analizzare i volumi, se ce l'avessi quelli veri, sono certo che qui ci sarebbe un POC dove ha toccato questo. E questa è una cosa buona. È una cosa buona perché quando andiamo a fare un tocco con una candela come questa, che è molto, è piena di ombra, ma con corpo quasi assente, indica forza dei compratori in difesa del livello, quindi non volevano che crollasse. A mio avviso, gli unici due ostacoli che deve superare sono questi massimi qui, dove ci sono tanti spike. Dove ci sono tanti spike, che cosa sono? È dove è avvenuta la lotta più forte. Perché è qui che hanno deciso che quasi crollasse, è qui che hanno deciso che arrivasse questa correzione. Quindi, dove ci sono tanti spike su un grafico, significa che lì c'è stata la lotta. Poi
Poi quando il grafico parte e crolla, l'istituzionale o le whale o i venture capital lì non stanno mettendo più mano, stanno già facendo profitto. Quindi è dove ci sono tanti spike che gli istituzionali vanno a mettere mano. In questo caso c'è un bello spike sotto, quindi significa che hanno difeso il livello e potrebbe essere pronto ad andare anche lui se Bitcoin riesce a fare quella mossa che abbiamo detto prima. Guarda, abbiamo ovviamente una marea di domande su le, la qualunque. Io mi concentrerei, abbiamo solo più 10 minuti, mi concentrerei su quelle che sono invece che quelle che escono più spesso da, dai miei follower. E partiamo da Ondo, oh, ovviamente, Ondo Finance. Perché questo è il momento di Ondo, tutti parlano di Ondo. Tu cosa ne pensi? Sì, qua parliamo di real world asset, ne abbiamo già parlato prima, che parliamo per l'appunto di questa nuova narrativa. Quindi faccio vedere il grafico, che è, purtroppo è novello, quindi quando ho poco storico l'analisi comunque è difficile da farsi, perché non ho riferimenti con il passato. Calcolate che analizzare un grafico è come analizzare la vita di una persona. Quando noi guardiamo la vita di Bitcoin sappiamo che lui ha fatto questo, quindi io come possiamo presumere che Bitcoin vada su? Perché nel passato lo fa sempre, o perlomeno fino adesso l'ha sempre fatto, che sale, no? Quindi il passato ci dice, se il mio passato vi dice chi sono io, il passato di Marco vi dice che è Marco. Se Marco nasce oggi, non sapete chi diventerà Marco, ok? Quindi con le cripto è la stessa cosa. Voi dovete guardare i grafici come una persona di successo ha un grafico come Bitcoin, come l'S&P, Nasdaq, una persona di non successo è come il grafico delle banche italiane. Per esempio, scusate, vi ho divagato, però era dubbio, no? Visto bene, banche... Ondo è poco che c'è, quindi non è che ci sia tanto da analizzare. Ecco. Questo è il grafico di Ondo, e quindi posso dire ben poco. Quello che vi posso dire è che fino adesso, ogni volta che ha fatto un impulso e un ritracciamento, è riuscito ad andare. Riuscirà anche questa volta? Ovviamente qua devo mettere le mani avanti, è molto difficile dire se ce la può fare. Io osserverei intanto come si comporta se viene a toccare i massimi precedenti. È la prima cosa che io faccio quando c'è una cosa nuova. Se qui vedo che tengono il livello, come ha fatto qui, che è venuto a testare questi massimi qua, come vedete. Se voi mettete un rettangolino qui sopra, questi qua hanno difeso quando questo spike è arrivato. Se facesse lo stesso atteggiamento qui, quando viene qui, allora la probabilità che possa continuare a salire è maggiore. ICP ne abbiamo già parlato prima, quindi se vuoi guardare la registrazione lo vedi. E poi qua c'è un altro caso clamoroso che ADA, tutte le volte me lo chiedono, che cosa sta capitando a Cardano, che oltretutto non so nemmeno se ultimamente abbia fatto chissà che cosa. Sì, allora, a livello di fondamentali nulla di eccezionale, però certo. Io sinceramente qualche soldino ce l'ho messo perché c'era la solita compressione, come potete notare, c'erano i volumi sotto che ci dicevano che era pronto a partire, quindi appena rotto i volumi e la compressione, come vedete, è partita. Come ho detto anche prima, e fate caso a questa cosa perché non è un caso, tutte le cripto hanno fatto un impulso, un ritracciamento, hanno preso un po' di riposo e sono ripartite. Adesso hanno fatto un impulso, un ritracciamento sopra i massimi precedenti e non escluderei che ripartano, proprio per la narrativa che vi ho detto prima, perché sono tutti in attesa di questo, potenzialmente. Certo. Quindi sono tutte posizionate per eventualmente il crollo della dominance, quindi che loro possono avere più margine. Se lo aspettano tutti, sto crollo della dominance di Bitcoin in questo momento. Cioè. Tutti, sinceramente sì, tutti lo aspettano. Anche se io sono contento che Bitcoin si faccia largo, perché se l'è meritato quest'anno. Certo, decisamente. E un'altra che era un po' che non mi chiedevano, perché purtroppo è Algorand, che non so se la stia passando particolarmente bene. Certamente, andiamo a vedere. AGLD, no, questo è AGLD, aspetta, ho sbagliato. Algo, eccola qua. Allora, anche qui c'era una compressione, come possiamo notare
era questa qui che è un po' molto ripida qua, però è pur sempre una compressione. La cosa buona di Algo è che ha iniziato a fare strutture di massimi crescenti. Fino a qua erano tutti massimi decrescenti, minimi decrescenti. Abbiamo iniziato a cambiare il trend. Ok? Qual è il problema di Algo? Vediamo se sopra la testa ha i volumi. Come ben sapete, vi ho detto che i volumi devono essere sotto. E come vedete, con i volumi è messa molto bene. Quindi qua sotto comunque hanno messo tanti soldi dentro, perché quasi nessuna, se ci avete fatto caso, quasi nessuna cripto aveva esattamente al botto il volume più forte. Ce l'avevano anche un po' più su. Algo ce l'ha proprio sotto al sedere, proprio il volume più forte. Questo significa che hanno messo tanti soldi dentro, ma ha ragione veduta, ragazzi, perché possono succedere due cose quando una coin è all'inferno: o si riprende o muore del tutto. Certo. Quindi è chiaro che quando si è all'inferno, e soprattutto quando abbiamo visto che, come vi ho fatto vedere prima, Bitcoin aveva lo stesso volume qua, nello stesso periodo, allora quando vedete una confluenza di questi volumi tutti sotto al sedere, è perché stanno comunque provando a invertire. Poi dove arriverà è una domanda da $1 milione. Quello che vi posso dire è che ogni livello di resistenza, quindi ogni massimo precedente, sono dei miei possibili target. Perché? Perché potrebbe tranquillamente poi invertire. Quindi ogni massimo precedente io li uso come target per portarmi un po' di soldini a casa. E invece di NIR cosa ne pensi? NIR è uno dei miei gioielli di quest'anno, che è partita e mi ha regalato una bella performance dopo Solana. Anzi, la mia migliore è stata, lo so, è brutto da dirsi, Bonk. Ho fatto un 15.000, l'ho presa 2 anni fa, ci ho fatto anche sul mio canale, se mi concedi lo faccio vedere proprio la premessa, sì. La premessa della, che avevo fatto vedere, c'è un video sul mio canale, se cercate Bonk c'è questo video qua che faccio vedere come sono stato, è fortuna, voglio metterlo subito con le mani avanti. È vero che c'era una compressione, come vedo sempre io. Se vi faccio vedere nel realert, Bonk, c'era la compressione, e esattamente quando poi è partito, io l'ho preso quando aspettavo, sbagliavo a scrivere, Bonk, USDT. Quindi se andate nel realert, chi è nel realert lo sa bene, perché noi l'abbiamo preso esattamente all'inferno, quando era a maggio, e il prezzo che avevo preso è 0,000062. Quindi sono stato fortunato che poi a partire ha fatto 20.000%, ma io a 10.000 già avevo preso un po' di soldi, a 15.000 un po' di soldi. Quindi, però ovviamente questo non lo sa nessuno quando succede una cosa del genere. Io sapevo soltanto che si stava preparando e andava verso questo POC, come potete vedere, era ad aprile, 24 aprile 2023, e quindi io da là ho iniziato ad accumulare un po'. Siccome, essendo una shitcoin, non ci ho messo chissà quanti soldi, ci avevo messo 2.000 euro, però fatevi conti voi, 2.000 euro per 15.000%, è stato un bel acchiappo, diciamo, questo sì. Scusami, ho divagato, eravamo su NIR. NIR. Perdona. Chiedo scusa. NIR ha fatto, come vedete, già una bella accelerazione, quindi come ho detto prima è stato uno dei migliori acquisti. Anche qui c'era una bella compressione, ok? Questo lo faccio vedere perché nel prossimo ciclo spero che nessuno si perda quello che mi sono perso io quest'anno, perché quest'anno io, non sono sincero, non me ne sono persa una. Mi ero messo lì di punta per cercare di identificare questa compressione con i volumi annessi, e quindi me le sono cavalcate tutte. Che cosa succede qui? Che adesso qui stiamo affrontando, come ho detto prima, un po' di resistenze. Quindi abbiamo questi che per adesso ci hanno bloccati. Se dovesse fare, come vedete, ha fatto anche un bel ritracciamento con la rossa sui massimi precedenti. Qui. Quindi qui, quando è venuto giù con la rossa, si poteva fare un ingressetto. Adesso, se rompe i massimi attuali, può arrivare tranquillamente a questi massimi, che non sono quelli assoluti, e poi questi. Quelli sono i miei successivi target. Poi lascio una fettina per il to the moon, ma
una piccola parte, perché non so mai se fanno nuovi massimi. Comunque, Nier, se l'avevate vista e avete visto, avevate visto queste compressioni con i volumi, era una bella occasione, anche perché dal bottom ha fatto da qua la bellezza di un 600%, quindi tanta roba, 700%. Questa è una domanda invece molto tecnica. I volumi sì. sul future di TradingView sono più sì. realistici di qualsiasi broker CFD? Allora, i futures, che sono strumenti più istituzionali, se parliamo di cripto, io vi consiglio di fare una cosa, sempre, che faccio vedere sempre sul mio canale. Andate su CoinMarketCap, quando cercate una coin, faccio un esempio proprio di Near, che ne stavamo parlando prima, andate a vedere sempre qual è l'exchange che sviluppa più volumi. Al 90% è sempre Binance, ve lo dico già, però per sicurezza andate sempre a vedere chi sviluppa più volumi. Che è successo? Faccio vedere un secondo che cosa guardare, così aiutiamo a tutti come guardare questo fattore. Qua vedete i volumi del giorno, generalmente basta guardare 2-3 giorni, vi rendete conto che Binance sovrasta tutti. Quindi quando analizzate i volumi sulla cripto di riferimento, fatelo su Binance, perché a livello statistico sono quelli che hanno più valenza. Se io andassi ad analizzare i volumi, per esempio su, che ne so, Kraken, i volumi probabilmente mi mentirebbero, non sarebbero così come vedete adesso questo. Parlandoci di CFD, le cripto non le trattate con i CFD perché sono strumenti molto costosi, quindi non ha alcun senso, usate gli exchange ovviamente. E i futures ovviamente sugli exchange, non usate i volumi se non quelli di Binance, come ho detto prima. Perfetto, guarda, direi abbiamo già sforato, abbiamo risposto... Abbiamo un'infinità di domande oggi. A poche domande in realtà, perché ce n'è un'infinità, però non ci stavamo dentro, ma tanto io poi ti rinvito, quindi... La prossima volta accontentiamo tutti, ci proviamo. Anzi, alla prossima volta ci saranno altre nuove domande, ma è così comunque. Io comunque, sai, in realtà ho selezionato soprattutto le domande, quelle che interessano molto la mia community, e ce ne sono sicuramente molti invece della tua community. Che tanti me mi vedono sempre, me lo possono chiedere sempre. Ti vedranno poi sul tuo canale. Ricordo a tutti che ho messo in descrizione il canale YouTube di Massimo, andate a vederlo perché è sempre molto interessante. Ti ringrazio e noi ci rivediamo poi una prossima volta, che tanto prima o poi... Ovviamente ti rinvito pure io da me e ci reinvitiamo. Certo. Grazie mille Massimo, ciao. Grazie a te, ciao a tutta la community.